colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se vedi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ehi, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli, diciamo per poveri o quasi per poveri, perché i poveri dovranno avere minimo rango 45 ragazzi e un'opzione di Lester sbloccata ragazzi, quindi dovrete avere minimo rango 45, un garage, anche due posti, un qualunque garage va bene e una qualunque auto anche di strada va bene, quindi se avete rango 45 e non avete un cazzo e avete uno schifosissimo garage a due posti e avete questa opzione di Lester sbloccata, potete fare questo glitch. Allora andremo a vedere in slow motion quello che dovete fare ragazzi, però è semplicissimo, veramente lo sa fare pure un ragazzino dei due anni insomma, quindi penso che tutti potete farlo e non ci siano dubbi. Allora, per fare questo glitch dovete stare in un'auto nel vostro garage e dovete andare a chiamare Lester ragazzi, quindi una volta che avrete chiamato Lester dovrete fare due volte freccia su e premere X e R2 per accelerare contemporaneamente. Adesso andremo a vedere freccia su, X e acceleratore insieme e usciamo fuori. Adesso lo andremo a vedere a velocità normale ragazzi, a velocità tranquilla insomma, quindi rendetevi conto voi della velocità che serve per fare questo glitch. Io non sono molto veloce, non lo faccio molto velocemente. Però comunque sia, non dormiteci per fare questa cosa, cercate di fare una cosetta fatta bene. Vedete, io alla fine non sono stato così veloce. Una volta che avete fatto tutto quanto il procedimento e vi siete trovati in mappa, diciamo, l'unica cosa che dovete fare è controllare in mappa se avete quello che avete richiesto da Lester. Se non c'è ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è dirigervi all'aeroporto. Io qui avevo questo garage, non l'ho comprato neanche di proposito, mi ha detto bucio de culo che ce l'avevo qui vicino regà. E però comunque sia dovete dirigervi all'aeroporto e una volta che sarete entrati nell'aeroporto dovete dirigervi verso l'hangar ragazzi, il primo hangar che trovate. Però adesso andiamo a vedere passo per passo, quindi quando saremo qui, che saremo arrivati qui all'aeroporto, ci dirigeremo a quest'hangar ragazzi. Quando saremo arrivati a quest'hangar il gioco ci rimborserà 4000 della chiamata che abbiamo fatto all'estero in pratica, e dopodiché, dopo alcuni secondi ragazzi, il gioco incomincerà a droppare soldi, incomincerà a dropparci 1000 dollari ogni 2 secondi, quindi come state vedendo il gioco qui ha cominciato a darmi dei soldi, quindi mi darà 1000 dollari ogni 2 secondi ragazzi. L'unica cosa che dovete fare è cercare di rimanere in sessione in maniera tale da non essere cacciati. Allora, per fare questo o rimanete voi fisicamente in sessione come vi ho già detto, oppure adottate un sistema, il sistema FK. Allora, io per fare il sistema FK vi consiglio di usare un'auto
che non corra molto e di stare in uno spazio aperto come questo. Allora, la prima cosa che dovete fare, allora, alcuni dicono che tenendo la telecamera così, in questa maniera che gira, il gioco non ci butta fuori, ma ci butta fuori perché non registra l'attività della telecamera, ma registra l'attività del movimento, quindi ci butta fuori. Noi dovremmo creare questo movimento qui, ragazzi. Per creare questo movimento dovete mettere un elastico sull'analogico sinistro in maniera diagonale, in maniera che la ruota davanti giri verso destra o verso sinistra, e un elastico sull'analogico un elastico che comunque tenga premuto il pulsante R2, ma non lo tenga premuto molto, lo tenga premuto appena appena, quel poco, per accelerare. Come state vedendo, io sto premendo poco poco il pulsante R2 per accelerare, perché altrimenti schizzerebbe via l'auto, è molto veloce. E fatto questo lavoro rimanete in sessione sicuramente. E con questo metodo, ragazzi, fate anche l'abilità di guida. Detto questo, vi lascio un saluto e al prossimo video. Ciao belli! No mercy.